Buonasera, benvenuti alla conferenza dal titolo Dopo la globalizzazione, proposte per un mondo nuovo, conferenza organizzata dalla Fondazione San Carlo in collaborazione con la società editrice Il Mulino di Bologna. Il mio saluto naturalmente non si rivolge solo a voi che siete qui con noi, teatro della Fondazione, ma anche a coloro che ci seguono in diretta web. E come sapete appunto la conferenza di oggi si inserisce nell'ambito delle iniziative previste per la sesta edizione del Festival di Cultura Digitale Modena Smart Life, promosso dal Comune di Modena, dedicato al tema ambienti digitali, ecologici, sociali. Uno dei propositi del Festival è quello di provare a illustrare una prospettiva interdisciplinare la ricchezza della nozione di ambiente e come essa sia irriducibile a visioni semplicistiche che troppo spesso circolano nel nostro dibattito. Nell'attuale società globale, infatti, non è più possibile né sensato parlare di un ambiente al singolare, ma è necessario prendere consapevolezza che le nostre esistenze si svolgono in più ambienti contemporaneamente. Si tratta ovviamente di ambienti diversi, diversi tra loro, e che sono però intrecciati e che spesso coesistono. Vi sono appunto gli ambienti naturali dai quali dipendiamo direttamente, verso i quali per fortuna sta crescendo negli ultimi tempi la necessità di adottare comportamenti improntati alla responsabilità. Vi sono appunto poi gli ambienti sociali che comprendono non solo le relazioni affettive e amicali, ma soprattutto i rapporti appunto storico-concreti, cioè economici, di lavoro per esempio. E vi sono infine gli ambienti digitali che dipendono dall'impiego sempre più massiccio di strumenti tecnologici in quasi tutti gli aspetti della nostra vita, sia individuale che sociale. Ecco, ed è appunto all'interazione tra questi ambienti che è dedicato l'iniziativa di quest'anno di Modena Smart Life. La Fondazione San Carlo appunto partecipa all'iniziativa in qualità di ente promotore, organizzando, promuovendo e ospitando nei suoi spazi numerose delle iniziative in programma, e tra questi appunto rientra il breve ciclo di conferenze che abbiamo organizzato in collaborazione con il Mulino, rinnovando in questo senso una collaborazione che già da anni ha prodotto frutti, credo, importanti, anche attraverso pubblicazioni, volumi sulla democrazia, sull'utopia, sul rapporto tra pace e guerra. Ecco, per l'edizione appunto 2021 di Modena Smart Life, la Fondazione San Carlo e il Mulino propongono un ciclo di 3 appuntamenti per approfondire alcune questioni poste al centro dei lavori del Festival. La conferenza, questa rassegna, diciamo, si inaugura proprio stasera con l'intervento di Paolo Perulli, che ringrazio fin da ora per aver accettato il nostro invito e che sono lieto di avere di nuovo con noi in Fondazione dopo alcuni anni. Il ciclo proseguirà domani mattina con la conferenza di Barbara Volpi e domani pomeriggio con l'intervento di Emilio Padoa Schioppa. Ma venendo appunto all'intervento di questo pomeriggio, si può notare come in questi ultimi decenni siamo diventati sempre più consapevoli dei gravi problemi che attraversano le nostre società, dalle crisi finanziarie alle emergenze climatiche e sanitarie naturalmente, dalle diseguaglianze socio-economiche alle guerre diffuse sull'intero globo e dalle rivendicazioni nazionalistiche identitarie alla crescente precarizzazione del lavoro e della vita delle giovani generazioni. Non da ultimo si assiste sempre di più, di frequente, all'erosione dell'idea di collettività e di bene comune a favore di atteggiamenti individualistici fondati sull'aggressività e sul narcisismo, nonché sulla competizione. Ecco, di fronte allora a questi scenari, che per certi aspetti certamente sono pessimistici, si può legittimamente chiedere se vi sia ancora spazio per provare a immaginare e a costruire una società diversa, magari fondata e basata sulla condivisione della conoscenza e su azioni di riforma collettiva che riescano a conciliare l'attenzione per la dimensione locale con uno sguardo più ampio. Ecco, allora, proprio di questi temi si occupa il nostro ospite di questo pomeriggio, in particolare nel suo ultimo libro intitolato Nel 2050, passaggio al nuovo mondo, e pubblicato appunto di recente dalla società editrice Il Mulino. Ed è appunto da questo volume che prende spunto la conferenza di oggi. Perulli ha insegnato sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università del Piemonte Orientale ed è stato visiting professor in numerose università
Francia, Stati Uniti, Svizzera. Nei suoi studi si è concentrato sugli effetti della globalizzazione, sugli sviluppi del capitalismo e sul concetto di spazio anche, intrecciando appunto sguardo filosofico, sociologico e antropologico. Ma non voglio ulteriormente togliere spazio al nostro ospite, siamo già in piccolo ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia, cedo volentieri a lui la parola. Grazie caro Altini di questo invito e dell'occasione di tornare a Modena in una situazione naturalmente diversa da quella che ci vide insieme qualche anno fa, ma in una fase diciamo di possibile ripresa dei contatti scientifici e anche quindi delle riflessioni teoriche, politiche. Fatemi partire per introdurre il tema dopo la globalizzazione da una prima considerazione che non soltanto in Italia stanno ragionando in termini di dopo la globalizzazione. Nonostante, questo è un primo paradosso, l'evidenza che la globalizzazione degli ultimi 30 anni, che faccio iniziare nel libro dal 1989, tanto per dare una data d'inizio, abbia provocato questa globalizzazione trentennale dei risultati, un bilancio che, come dirò fra un attimo, ritengo sia ampiamente negativo. E allora il primo paradosso è questo, cioè che viviamo evidentemente in una epoca in cui una forte come vogliamo chiamarla, propensione, un forte radicamento all'idea di globalizzazione si è affermato come inevitabile, come un processo naturale, come una necessità e che è considerata da molti, da tutto il pensiero conservatore, da tutto il pensiero progressista, entrambi, il nostro necessario progresso, il nostro necessario procedere verso appunto un mondo globale come quello che si è costruito in questi ultimi 30 anni. Questo è un primo punto. E tanto per entrare in argomento, questo richiama alcune domande inquietanti. Come mai nell'epoca della massima crescita della conoscenza, come mai nella società della conoscenza, dei saperi, della scienza, i cui risultati sono sotto i nostri occhi, come mai in questa società della conoscenza non si è realizzato quello che Keynes immaginava 90 anni fa in questo piccolo testo dedicato ai nostri nipoti, che siamo noi, in cui Keynes prevedeva che la società dei nostri nipoti, e cioè noi, sarebbe stata una società basata su una riduzione drastica del lavoro necessario, una riduzione drastica dell'orario di lavoro necessario, una riduzione drastica del tempo di lavoro necessario, un aumento della produttività tale che avrebbe aperto
Keynes non era un utopista. Sapete, era un economista che ha guidato, di fatto, ha orientato tutte le politiche economiche del dopoguerra nel mondo occidentale, che avrebbe portato, secondo questo appunto economista realista, non utopista, a una società migliore. Bene, come mai questo non è avvenuto? Come mai, ulteriore paradosso, noi vediamo una crescita enorme dell'insicurezza economica, sociale, del rischio economico, sociale, esistenziale? Come mai vediamo una crescita vertiginosa del debito come cifra del mondo contemporaneo? Sapete forse che il debito globale del mondo è arrivato a superare, a sfiorare in questi giorni un valore ovviamente mai toccato, ma impensabile, che è pari a 3,5 volte il PIL mondiale, la ricchezza mondiale. 300.000 miliardi di dollari di debito globale significa circa 3,5 volte la ricchezza. E quindi come se ciascuno di noi, per così dire, avesse sulle proprie spalle un debito che è 3,5 volte la sua ricchezza. E questa crescita è stata vertiginosa negli ultimi anni. E non ha limiti. Non sembra avere limiti. Secondo gli economisti, il debito entra in una fase di rischio estremo se non cresce il PIL, la ricchezza. E quindi noi siamo in qualche maniera costretti, per reggere la sfida che ci viene dalla crescita del debito sovrano e del debito globale, a aumentare continuamente il prodotto interno lordo, al di là di altre considerazioni sul fatto che questa crescita del PIL non necessariamente significa una crescita del benessere, che infatti anche gli economisti ormai misurano con un altro indice che si chiama BES, sapete, e che misura altri parametri rispetto a quelli del prodotto interno lordo. Come mai questi paradossi? Perché una fase annunciata come una fase di progresso, di crescita del mondo, invece si è rivelata una fase appunto paradossale come quella che sto descrivendo? Come mai, in un momento in cui c'era stato promesso appunto un aumento della produttività generale del sistema tale da poter far vivere tutti meglio, i poveri del mondo continuano ad essere una quota enorme della popolazione globale? Sì, è vero, la Cina in 30 anni è passata da 900 milioni di poveri a 27 milioni di poveri, ma l'Africa ha raddoppiato la povertà negli stessi anni, è passata da 280 a 450 milioni di poveri. E quindi la globalizzazione non ha portato quello che avrebbe dovuto portare, e cioè una crescita equilibrata, universale, della prosperità. È stato un processo estremamente squilibrato, estremamente diseguale,
che ha creato enormi diseguaglianze. Esse sono aumentate vertiginosamente rispetto agli anni 80, da cui inizia la narrazione del libro. E queste diseguaglianze, questo peggioramento, per così dire, noi lo vediamo anche qui, anche da noi. L'Istat certifica in questo momento che un terzo della popolazione, grosso modo, è in condizioni di grave difficoltà economica. 15 milioni circa di persone. Quindi noi abbiamo dei paradossi, per così dire, che non riusciamo a spiegare all'interno del paradigma della globalizzazione. E se abbiamo letto bene Thomas Kuhn, quando un paradigma non funziona, bisogna cambiarlo. Quando un paradigma dimostra di non essere in grado di spiegare i fenomeni, bisogna cambiare paradigma, bisogna passare a un altro paradigma. E a questo passaggio a un altro paradigma, passaggio a un altro mondo, un nuovo mondo, è dedicato appunto il libro che ho scritto in questi mesi e le riflessioni che vorrei condurre adesso con voi. Vediamo meglio il mondo attuale. Come è fatto questo mondo? Anche qui le immagini di comodo si sprecano. Vorrei fare una descrizione breve del mondo che è stato creato dai 30 anni di globalizzazione. Esso è composto da una elite molto ristretta. In Italia è l'1% della popolazione, in altri paesi più avanzati del nostro è un po' più ampia, in alcune città italiane è più ampia, Milano, Bologna sono al 3%, e una piccola quota di popolazione sostanzialmente imprenditoriale e della burocrazia pubblica che compone l'elite del paese e del mondo, che non risponde ai grandi problemi del mondo. E quindi dal punto di vista proprio tecnico io definisco irresponsabile, un'elite irresponsabile è un'elite che non è in grado di rispondere, che non dà risposte, che mette a rischio quindi il mondo, il pianeta e anche gli ecosistemi in cui noi viviamo, economici, sociali, ambientali, in cui noi viviamo. E questa irresponsabilità riguarda l'intera elite mondiale. Vorrei essere chiaro, non è che riguardi l'Italia, l'Occidente, riguarda l'intera elite mondiale, la quale sta guidandoci, se il termine ha un senso, io credo che non ci sia in realtà nessuna guida, come cercherò di spiegare, verso un esito potenzialmente catastrofico, perché non era mai successo che il 2050 venisse annunciato dalle grandi organizzazioni internazionali come una data limite oltre la quale il pianeta è a rischio concreto, o per meglio dire noi uomini e donne del pianeta siamo a rischio concreto di sopravvivenza. E questa cecità dell'elite che colpisce, e noi li vediamo dichiarare che non c'è più tempo, ma non c'è più tempo rispetto al fatto che evidentemente allora abbiamo questa elite ci ha guidati per 30 anni, almeno per 30 anni, verso
un esito potenzialmente catastrofico. Se non c'è più tempo per intervenire, e questo esito potenzialmente catastrofico ormai è documentato, faccio degli esempi, ho già detto del debito, sapete che il panel intergovernativo sul cambiamento climatico, l'IPCC ha appena annunciato che non è più il 2050 la data limite, è il 2040. Cioè, i processi estremi che stanno avvenendo nel campo delle trasformazioni dell'ambiente, dell'ecosistema terrestre, sono di tale gravità che ormai i calcoli sono stati rifatti al peggio. Abbiamo soltanto 20 anni, meno di 20 anni. E non stiamo sostanzialmente facendo niente. Come dimostrano i documenti che inutilmente il panel intergovernativo produce continuamente, anno dopo anno. Non stiamo rispondendo. Cosa vuol dire non stiamo rispondendo? Perché parlo di un'elite irresponsabile. In questo momento una delle grandi banche d'affari, che si chiama Morgan Stanley, ci documenta col suo corporate index che oltre il 90% delle imprese finanziate da Morgan Stanley e da tutte le grandi banche d'affari internazionali, oltre il 90% è fuori dai parametri di Parigi. È fuori dai parametri cosiddetti Environment, Social and Governance, ESG, fissati, stabiliti dal concerto delle nazioni, dei paesi, nella conferenza di Parigi, adesso ci sarà quella di Glasgow a novembre, oltre il 90% delle imprese continua ad essere insostenibile nelle sue produzioni e continua a essere tranquillamente finanziato dal capitale finanziario. E quindi siamo in un'epoca in cui il governo del mondo, se vogliamo usare questo termine, è affidato sostanzialmente al capitalismo finanziario, al capitale finanziario. Senza che nessuna grande politica sia in grado di contrastarlo, di regolarlo, di dare al mondo una prospettiva dentro la quale il capitalismo finanziario stia dentro il rispetto di regole. Sapete che queste regole sono state sostanzialmente abolite negli anni 90, quindi noi scontiamo una crisi regolativa che risale agli anni 90, quando a partire dal governo americano di allora, il governo Clinton, democratico, viene sostanzialmente deregolata tutta l'attività del capitale finanziario di Wall Street, preparando la crisi del 2007 e 2008, la quale non innesca per la prima volta nessuna riforma, mentre le precedenti crisi capitalistiche hanno sempre avuto, a partire da quella degli anni 30, delle poderose risposte riformiste, quella di Keynes soprattutto. Non c'è nessuna risposta regolativa, riregolativa. Quindi il capitalismo finanziario esce dalla crisi del 2008 intatto, strafinanziato dagli stati nazionali, e per la prima volta, per così dire, noi tocchiamo con mano l'evidenza che non è lo Stato sovrano, per esempio del debito, come si dice in gergo,
Il debito sovrano vuol dire il debito di uno Stato che è sovrano, ma non è lo Stato che è sovrano, è il mercato finanziario che è sovrano, che decide letteralmente se comprerà o meno il debito dello Stato italiano, dello Stato francese, dello Stato greco, dello Stato tedesco, e sapete che cosa questo significa concretamente, cioè che i governi non sono in grado, alle regole attuali, di imporre alcun tipo di regolazione al capitalismo finanziario, che è il vero dominus del mondo. Ma questo dominus non può avere alcuna visione di futuro, perché il suo compito, il suo ruolo è di indebitarci tutti, imprese, stati, famiglie, istituzioni non finanziarie, istituzioni finanziarie, tutti nella spirale del debito, tutti indebitati senza remissione. Non ci sarà nessuna remissione di questo debito. Questa è la logica del capitalismo finanziario. E quindi la logica che sta guidando in questo momento il mondo contemporaneo. Che cosa c'entra la globalizzazione? Ma il capitalismo finanziario è esso l'attore della globalizzazione. Non è che sia un altro l'attore della globalizzazione, non è che gli stati abbiano globalizzato, no, è il capitalismo finanziario che ha globalizzato il mondo, a partire dalla globalizzazione dei flussi finanziari di capitale che sono stati liberalizzati appunto completamente a partire dagli anni 80, alla fine degli anni 80. E questo ritmo della globalizzazione dettato dal capitalismo finanziario ha poi pervaso tutti gli altri settori e si è espresso attraverso due grandi processi su cui mi fermo un attimo. Il primo processo è stato un processo di esternalizzazione, cioè le imprese hanno cominciato in quell'epoca, appunto fine anni 80, primi anni 90, a esternalizzare, mettere fuori tutte le produzioni verso dove? Verso i paesi a più basso costo del lavoro, verso i paesi cosiddetti emergenti, dove il salario medio è 10 volte inferiore a quello dell'Occidente. Enorme processo di esternalizzazione. Tutte le imprese, quasi tutte, soprattutto le grandi, sono corse in questa direzione, esternalizzare. E in questa maniera perdendo risorse preziose che stavano all'interno dell'impresa e che stavano all'interno degli stati e stavano all'interno dell'Europa e che sono state disperse, frammentate all'interno di una globalizzazione dissennata che ha portato che cosa? Si dice, anche il pensiero progressista dice così, la povertà è diminuita, i paesi emergenti hanno aumentato la loro quota sul PIL mondiale, ma in realtà questa globalizzazione per questi paesi ha significato la nascita di un enorme lavoro in condizioni di semischiavitù. Sapete che a Shenzhen, dove si fabbricano, che è la fabbrica del mondo, dove si fabbricano gli smartphone che abbiamo tutti in tasca, bene, l'80% dei lavoratori non ha la cittadinanza, non ha l'uku, si chiama. Ancora l'ucù del villaggio, cioè vive a Shenzhen, una metropoli di 15 milioni di abitanti, senza cittadinanza, che vuol dire senza diritti sociali, senza diritto ai servizi sociali, alla scuola, per i figli, l'80%. E abbiamo dei resoconti
drammatici sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche cinesi. Il lavoro semischiavistico in Indonesia, in Malesia, in Vietnam. E questa è la globalizzazione? È stata questa l'apertura al nuovo mondo? Apparentemente è stata questa. Quindi la globalizzazione ha creato, accanto e da parte di un'elite irresponsabile, una enorme neoplebe in tutto il pianeta, anche da noi. Che cosa intendo per neoplebe? Perché uso un termine arcaico, mi direte, ma un termine del passato, no? Un termine. Perché non corrisponde più alle categorie che noi abbiamo avuto nel passato, che sono le categorie della classe sociale. C'era la classe operaia, c'era la classe borghese, c'era la piccola borghesia, c'era il sottoproletariato. Non è più così. Queste dimensioni sociologiche non esistono più. Esiste una grande area di sofferenza sociale, di lavoro o di non lavoro, che sta scivolando verso il basso e che riguarda gran parte del vecchio ceto medio, del ceto medio delle nostre società, che riguarda quel che resta naturalmente della classe operaia, che è stata fortemente depotenziata da questi processi trentennali di globalizzazione, che riguarda un enorme proletariato di servizio, che è quello che vediamo nelle nostre città, con una quota importante di immigrazione. Sono giovani, immigrati anche, ma non solo. E poi c'è tutta un'area importantissima di lavoro precario intellettuale, circa 2 milioni in Italia, che produce, che permette la produzione di molti settori avanzati senza avere le garanzie, le condizioni contrattuali, le normative, salariali, diciamo, degne della loro condizione, spesso molto qualificata, spesso sono giovani che escono dall'università, altamente scolarizzati, eccetera. Questa enorme neoplebe. Uso questo termine in maniera tecnica, non c'è nessun elemento spregiativo nel termine neoplebe, perché cosa vuol dire neoplebe? È quella realtà sociale che non crede più di poter avanzare. Che non crede più gramscianamente proprio, no? Di poter avere un posto nella società e che quindi ha come rinunciato ad averlo. E quindi è come se si fosse autoesclusa, diciamo così. E naturalmente dentro questo ci sono tantissimi elementi da considerare che riguardano i problemi della rappresentanza, ma chi li rappresenta? I problemi della democrazia, ma come giocano all'interno della democrazia questi processi? Perché è anche un processo di secessione democratica, è sempre a rischio di secessione questa neoplebe, non è mai pienamente dentro quello che chiamiamo le regole del gioco democratico. Quindi una neoplebe planetaria, una neoplebe occidentale, una neoplebe italiana. In Italia il libro ha qualche tabella che vi racconta come è fatta, pesa il 58% della popolazione, quindi è la maggioranza. Ripeto, una maggioranza indebolita, impoverita, sofferente dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, e così.
E che cosa ci sta però? Ecco, un elemento su cui è costruita la seconda parte del libro e anche la seconda parte della mia conferenza. Che cosa sta in mezzo a questa polarità? Un'elite ristretta, irresponsabile. Fra l'altro, dal punto di vista sociologico, interessante, in Italia è molto piccola, è anziana, è maschile ed è poco istruita, questa elite. Che cosa ci sta fra questa elite e questa neoplebe? Ci sta quella che io chiamo classe creativa. Ci sta un enorme lavoro intellettuale in tutti i settori della società, con una grande quota, diciamo, di conoscenza e di saperi, che è andato ben oltre l'elite. E qui l'ultimo libro di Cassese, per esempio, che è un bellissimo libro, sbaglia a considerare però gli intellettuali parte dell'elite. Non è così, l'elite non è mai stata da Weber, da Simmel, definita come parte dell'elite. C'è sempre una sua terzietà, diceva Simmel, no? Una sua imparzialità. E non solo, ma Weber ci ha spiegato 100 anni fa che il processo di intellettualizzazione è talmente grande ed è andato crescendo enormemente negli ultimi 100 anni, che questa, che io chiamo classe creativa, è ormai il cuore della società, è al centro della società. È lei che produce l'innovazione, che produce le novità, per esempio in campo digitale. Tutta l'innovazione digitale è stata creata da questa classe creativa. È essa che nella scienza, nelle tecniche, sta creando valore. Ma questo enorme sapere, frutto di questo inaudito processo di intellettualizzazione weberiana, non ha nessuna corrispondenza in termini di potere. Cioè questa classe creativa non può nulla. Perché il potere è sequestrato da un'elite e solo questa elite ha il potere, che segue una sua logica che è totalmente autoreferenziale, che permette a questa elite di essere isolata, di non avere nessuna circolazione, perché gli elitisti, Pareto, eccetera, dicevano che le elite circolano, ma qui non c'è nessuna circolazione, è lì sigillata all'interno del proprio privilegio, che sembra essere l'unico metro di misura dei suoi comportamenti. E ripeto, in Italia, negli Stati Uniti, in Cina, esattamente nella stessa maniera. Esattamente nella stessa maniera. E allora il futuro è di questa classe creativa, a patto che prende il potere. Deve prendere il potere. Naturalmente il potere però non è più il palazzo d'inverno, non si prende più così. Come si prende il potere da parte di una classe emergente? Come una classe creativa come questa potrà diventare classe generale? No? Perché essa è l'erede della società civile hegeliana, è l'erede diretto. Come imparerà a essere classe generale? E immediatamente insieme a questo, come insegnerà alla neoplebe o a strati decisivi della neoplebe a partecipare a questo processo di costruzione di un mondo nuovo? Come si potrà costruire un'alleanza fra queste due grandi aree della società, la classe creativa e la neoplebe? Il cui compito è evidente,
devono sostituire l'elite, devono cambiare l'elite, dobbiamo cambiare l'elite. E questo cambiamento, naturalmente, è il tema della seconda parte del libro. Il cambiamento è possibile se noi riusciremo a, se questa classe creativa riuscirà, lo dico a flash per non portar via troppo tempo, reinternalizzare, riportare dentro quello che è stato esternalizzato. Il primo punto, vi ricordate di cui ho parlato proprio della globalizzazione. Bisogna reinternalizzare, riportare dentro tutto quello che è stato dato fuori, conoscenze, saperi, processi, catene del valore, devono essere reinternalizzate nell'impresa, nello Stato, nell'Europa. E si dirà, ma e i costi? Quanto costerà lo smartphone? Costerà 5.000 euro, mi ha detto un discussant del mio libro. Ma non calcoliamo gli enormi incrementi di produttività che saranno permessi da questa reinternalizzazione. Perché la produttività del lavoro e del sistema crescerà enormemente. E non calcoliamo gli effetti sociali di questo processo, cioè non è soltanto un fatto di costi del lavoro, dei fattori economici, ma è il valore sociale di questo processo, di ritorno delle competenze, dei saperi, dei prodotti all'interno dell'impresa, dei territori, degli stati, dell'Europa, in un'ottica naturalmente di grandi stati.
una ragazza di 27 anni che si chiama Lina Khan e che aveva 27 anni quando ha scritto questo articolo, ha scritto un articolo che si chiama Il paradosso di Amazon, un articolo uscito sulla rivista giuridica di Yale, in cui Lina Khan, questa donna, spiega al mondo il paradosso, uno dei tanti paradossi del nostro mondo, cioè che l'antitrust americano non interviene su Amazon perché è guidato da un'ottica, da un'ideologia neoliberista, che, secondo la quale l'antitrust deve garantire il benessere del consumatore, quello che gli americani chiamano il consumer welfare. Quindi, siccome Amazon riduce i prezzi nella prima fase della sua vita, facendo fuori tutti i concorrenti in questa maniera, l'antitrust non interviene perché il benessere del consumatore è avere prezzi bassi. Poi farà Amazon Prime e quindi fidelizzerà i suoi consumatori, ormai non c'è più concorrenti, poi entrerà in tutta una serie di altri settori di mercati che non c'entrano con la missione originaria di Amazon e quindi conquisterà la potenza tecnica del mondo, la potenza digitale tecnica del mondo oggi in mano di queste imprese, perché l'antitrust non vede quello che Lina Khan scrive nell'articolo, non vede la struttura dell'economia, vede solo questa ideologia neoliberista del benessere del consumatore. Poi i prezzi li ha aumentati Amazon, però il 90% dei suoi clienti sono rimasti, nonostante l'aumento dei prezzi, infedeli. Bene, Lina Khan, adesso ha 31 anni, è il nuovo presidente dell'antitrust americano, della Federal Trade Commission. È la più importante notizia, un po' sottovalutata, mi pare, dei media. I media non sembrano essere molto interessati, evidentemente. Lina Khan potrà cambiare il mondo digitale, quindi il mondo in senso ampio, perché il digitale è la nostra naturalmente il nostro destino, il nostro mondo sarà digitale. E allora, quando parlavo di classe creativa, avevo in mente Lina Khan. Cioè abbiamo bisogno di tante Lina Khan che riescano a cambiare snodi importanti del funzionamento del mondo contemporaneo, del mondo futuro, che aprano prospettive completamente nuove. Guardate, non a caso, è una giovane donna, è l'opposto dell'elite, che è maschile e anziana e poco istruita. Lei è giovane, donna, e il suo articolo ha cambiato il modo in cui il mondo, soprattutto gli Stati Uniti, naturalmente stanno guardando al tema dell'antitrust. Tema decisivo per i prossimi. Ecco, questo processo, internalizzare, localizzare, aprire i sistemi, noi viviamo in sistemi chiusi, burocratici, sigillati, pensate al sistema bancario italiano, internazionale, un sistema totalmente sigillato, in cui nessuno è in grado di cambiare, di intervenire. Pensate naturalmente a molti apparati pubblici che sono vecchi, che sono... La pubblica amministrazione italiana, il 2% ha meno di 35 anni. Il 2% ha meno di 35 anni. Dobbiamo aprire questi sistemi, far entrare i giovani dentro questi sistemi, dargli in mano questi sistemi tecnici, burocratici, amministrativi, organizzativi. Dobbiamo atterrare. C'è un capitolo del libro che si chiama Atterrare. Vuol dire dobbiamo, il
termine viene da un filosofo francese, Latour, che ha scritto un libro su questa idea di atterrare, cioè vuol dire che dobbiamo diventare terrestri, cioè capire che noi siamo abitanti di questa terra, che è un'altra cosa rispetto a noi. La natura è altra cosa rispetto a noi e noi la dobbiamo rispettare, questo altro da noi. E la dobbiamo amare proprio perché non è umana, diceva Nietzsche. Dobbiamo diventare terrestri in questo senso, cioè sapere qual è il nostro ruolo sulla terra. E sapete qual è la risposta dell'elite, dell'intelligenza artificiale coltivata dall'elite, da Elon Musk, da Jeff Bezos? E ma perché preoccuparci di 1 miliardo di poveri del pianeta se possiamo costruire nuovi esseri super intelligenti, umani e artificiali, che colonizzeranno il cosmo? Quindi mandiamo su Marte, naturalmente nessuno andrà mai a vivere su Marte nel senso pieno del termine, ma è una ideologia ancora una volta irresponsabile, no? Perché deresponsabilizza le elite, dice tanto c'è un futuro, no? Che noi abbiamo di fronte. E questo Altini, che è uno degli studiosi più importanti di utopia, sa che è una vecchia idea, no? Delle utopie, di dire tanto il progresso tecnico risolverà tutti i problemi. Finiamo le risorse terrestri, vabbè, il progresso tecnico-scientifico risolverà. È un'idea estremamente radicata nello spirito capitalistico proprio, no? Ed è un'ideologia estremamente pericolosa, naturalmente. Quindi dobbiamo invece sapere cosa significa essere terrestri, in alternativa a queste idee post-umane, no? che vengono portate avanti da questo filone cosiddetto long-termist, che ho appena finito di criticare. E se posso finire, dobbiamo essere soprattutto responsabili, cioè dobbiamo imparare cosa vuol dire responsabilità, che cosa significa rispondere, no? Cosa significa rispondere alle questioni locali, planetarie. Questa capacità di risposta, no? Manca quando noi vediamo appunto i grandi del mondo che dicono non c'è più tempo. L'ha appena detto Joe Biden alla conferenza virtuale sul cambiamento climatico. Ma l'inquinamento, le emissioni di CO2 pro capite negli Stati Uniti sono le più alte del mondo, sono in termini di tonnellate, 16 tonnellate pro capite, in Europa siamo a 7 tonnellate. Cioè, come può arrivare a questo punto l'irresponsabilità da parte di quello che è stato il paese guida, il più grande inquinatore, diciamo, del pianeta, dire non c'è più tempo? Non c'è più tempo significa che allora c'è stato un liberi tutti, ed è stato così da parte delle imprese, l'ho appena detto, da parte della finanza, da parte dei sistemi politici, democratici. E quindi la responsabilità, che è una cosa concreta, ripeto, non è una cosa astratta, è una cosa concreta, è rispondere sulle questioni urgenti, necessarie, che noi abbiamo di fronte, che il pianeta ha di fronte,
e che dalla cui naturalmente soluzione, possibile soluzione, dipenderà il fatto di arrivare al 2050 con un nuovo mondo che naturalmente si annuncia come una grandissima sfida. Già sappiamo che gli obiettivi delle Nazioni Unite al 2030 non saranno rispettati, per esempio. Quindi già sappiamo che molti degli impegni che vengono dichiarati dalle organizzazioni internazionali in realtà non saranno raggiunti. Quindi questo aumenta l'ansia, ma aumenta anche la responsabilità, no? Dobbiamo essere in grado, ciascuno nel proprio ambito, nel proprio piccolo. In fondo Greta Thunberg, questa ragazzina che avrà poco meno di 50 anni nel 2050, è una giovane attivista europea che si è messa da sola davanti al tribunale, davanti al Parlamento di Stoccolma, con un cartello. Non è cambiato nulla, però nella coscienza delle giovani generazioni è cambiato qualcosa. E quindi tante Lina Khan, tante Greta Thunberg, nel proprio piccolo, nel proprio ambito, ciascuno nella propria città, nel proprio quartiere, nella propria università, nella propria azienda, eccetera. Ciascuno può fare qualcosa in questa direzione. Grazie. Bene, grazie a Paolo Perulli per questa relazione davvero molto rotonda, no? Con alcuni aspetti naturalmente pessimistici, ma anche obiettivi concreti su cui evidentemente poter lavorare. È possibile fare alcuni interventi? Vedo che c'è un nostro collaboratore in sala che può passare a raccogliere con il microfono, ovviamente con sanificazione, eccetera, quindi nessun tipo di problematica di questo genere. Se però non, magari chiedo a coloro che volessero intervenire di segnalarmelo. In attesa però di vedere se c'è qualche intervento, potrei io magari fare una richiesta. Ah no, c'è, allora lascio la mano, no, assolutamente, lascio la parola, prego. Prima al pubblico, assolutamente. Buonasera. Chiedo al professore come ritiene che si posizioni lo sviluppo delle criptovalute in questa dimensione internazionale di globalizzazione e nella prospettiva federativa che ci ha illustrato, come potrebbero entrare o non entrare a essere una cosa positiva o negativa. Beh, c'era molta attesa sul fenomeno delle criptovalute, perché esse identificavano una possibilità, cioè una possibilità che le transazioni avvenissero senza un centro, senza dei centri, e quindi mettessero in discussione l'assetto, diciamo, finanziario mondiale, in particolare il ruolo delle banche, degli altri grandi intermediari. E quindi c'era una carica effettivamente, no? Importante, no? Nel momento in cui l'idea di blockchain si è sviluppata, cioè di sistemi appunto di transazione basate su un riconoscimento automatico di valori senza la necessità di un'autorità centrale o di attori centrali del sistema. Mi pare che tutto questo si sia però rapidamente trasformato in una semplice ennesima operazione di speculazione finanziaria, di costruzione, cioè, come la finanza sa fare, di un futuro immaginato, basato su valori immaginati,
che non hanno nessuna corrispondenza con la realtà, su cui però la finanza è in grado di far credere tutti che questo avverrà. Questi tutti chi sono? Sono gli operatori, naturalmente finanziari nel mondo, e poi sono effettivamente ciascuno di noi che è esposto dal punto di vista del debito, dell'acquisto di titoli, di azioni, eccetera. E mi pare che la fase successiva sia stata di questo tipo, anche per quanto riguarda le criptovalute, cioè si sia innescato un processo tipicamente speculativo da capitalismo finanziario sulla scommessa di valori futuri intorno a cui costruire l'ennesimo processo che quasi sempre comporta una bolla, naturalmente, una bolla speculativa che poi prima o poi esploderà. Mi sembra che al di là degli andamenti, diciamo, settimanali della vicenda, l'insieme del fenomeno sia riconducibile a questa doppia natura. Da un lato una utopia di un mondo decentralizzato, dall'altro la realtà di una manovra di tipo speculativo finanziario. Ci sono altri interventi? Chiederei allora io una cosa al professor Perulli, una questione di dettaglio, perché ovviamente sulle questioni, diciamo, di grandi quadri credo siano stati tratteggiati molto bene, e tra l'altro voglio dire, entrare in ognuno di questi si chiederebbe una conferenza a sé stante, no? Voglio dire, quindi proprio una questione di dettaglio. Cioè, al di là del fatto, piccola curiosità, nell'ultima battuta della conferenza lei ha tratteggiato questi temi sui grandi spazi, no? Sostanzialmente, no? Da ricostruire a partire da Kojève, eccetera, che è un tema che ha attraversato, no? Molto pensiero del Novecento, ed è un tema su cui forse non abbiamo riflettuto come Occidente in modo appunto cogente. Ma la questione di dettaglio che volevo chiedere è questa. Lei a un certo punto del suo intervento ha fatto riferimento al corporate index di Morgan Stanley, no? Che secondo il quale oltre il 90% delle imprese sono insostenibili. Mi immagino si riferisse soprattutto a questa insostenibilità a temi ambientali o anche a temi sociali, no? Perché poi la sostenibilità è anche un problema di sostenibilità sociale. Noi sappiamo bene che, appunto, come lo stesso titolo del festival Modern Smart Life, no? Ambienti sociali, digitali, ecologici, no? La sostenibilità non è solo una sostenibilità ambientale, ma anche a vedere con la struttura sociale all'interno del quale viviamo. Ecco, prendo spunto da questa sua considerazione, non conoscevo questo dato, ovviamente non sono un economista, perché invece, al contrario, spesso e volentieri si sente parlare all'interno del mondo finanziario, eccetera, di trasformazioni delle banche d'affari, delle grandi fondi di investimento verso il green, no? L'idea di investire molto sul green, eccetera. Penso, se non mi sbaglio, un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, è uscita una notizia che la più grande banca d'affari internazionale, BlackRock, no? Il più grande fondo, no? BlackRock, avrebbe sostanzialmente investito a partire, non ricordo da quale data, forse 2023, qualcosa del genere, solo, no? In aziende, solo in titoli che dichiaravano la propria sostenibilità ambientale, eccetera. Ecco, mi sto chiedendo, ma allora da questo punto di vista, vedendo che il report di Morgan Stanley invece ci parla di un altro tipo di dato, significa che allora che intorno al green si sta verificando, diciamo, una nuova ideologia non supportata da una vera fattività operativa di sostenibilità? Questo che mi sto chiedendo, ecco, voglio dire. Sì, credo che sia così, cioè spieghiamo meglio. I parametri di cui stiamo parlando, si chiamano in gergo ESG, che vuol dire Environment, Social and Governance, cioè sono parametri che misurano attraverso una serie di sottocomponenti
come potete immaginare, sotto parametri, quanto quell'impresa sia responsabile nei confronti dell'ambiente, quindi inquinamento, emissioni, eccetera, quanto sia responsabile nei confronti della società, quindi lavoro soprattutto e diritti, diritti del lavoro, quanto quella impresa sia responsabile nei confronti della governance, terzo aspetto, quindi l'aspetto di governo dell'impresa. Allora, non c'è un unico indice, ci sono tanti indici e tanti parametri, già questo capite che fa problema, nel senso che non abbiamo un unico, ma abbiamo tanti diversi. Quello di Morgan Stanley è uno dei più importanti e appunto misura il comportamento concreto delle imprese rispetto ai parametri ESG di Morgan Stanley. Quel 90, oltre 90%, credo che sia un dato realistico. Credo che effettivamente il 90% delle imprese in questo momento non stia rispettando i parametri ambientali, sociali e di governance che sono necessari per stare dentro l'orizzonte, chiamiamolo 2050 per capirci. Ed è altrettanto vero che però questo sta diventando un grande mercato, quindi l'ultima parte della sua domanda andava a parare lì. Certo che ancora una volta il capitalismo finanziario in primis vede lì un'altra occasione di business, quindi certamente ci sarà, no? Un investimento, fra virgolette, green, ma in che senso? Costruendo ancora una volta dei mercati dei diritti di inquinamento. Sapete che questo è un tema anche qui, soltanto pochi ritengono, e io sono fra quei pochi, che i diritti di inquinamento oggi costruiti come un mercato in cui l'impresa continua a inquinare e però viene compensato questo inquinamento, queste emissioni, attraverso pagando sostanzialmente, e quindi su un mercato di diritti di inquinamento, che questa non sia la risposta giusta, che la risposta giusta, gli economisti sono divisi, ma io ritengo, sono con quelli, Jeffrey Sachs, fra tutti il più importante, credo, economista ambientale sulla piazza, che il vero obiettivo è quello di imporre dei tetti oltre i quali l'impresa non può andare, dei tetti di inquinamento e di emissioni oltre i quali al 2025, al 2030, progressivi, oltre i quali l'impresa non può andare. Capite che sono due strategie diverse. Da un lato un mercato dei diritti di inquinamento, per cui l'impresa continua a inquinare, ad emettere, però paga, la cosiddetta carbon tax è questo sostanzialmente. Economisti anche pregiati ritengono che sia un avanzamento, io credo di no, che l'avanzamento vero sia imporre alle imprese, a tutte le imprese, tetti quantitativi nel tempo, serrati, che ci permettano di dire arriviamo effettivamente a zero carbon nel 2050, perché l'obiettivo è questo, zero carbon nel 2050. Soltanto l'Europa ci sta provando, soltanto l'Europa sta riducendo effettivamente i livelli di emissione di CO2 rispetto ai valori del 2010. In Asia l'aumento è intorno al 250% di questi valori.
In America Latina anch'essa attestata su valori molto alti. Gli Stati Uniti anch'essi hanno dei valori, anche se non così elevati, diciamo globalmente, ma è soltanto l'Europa che ci sta provando. E quindi questo è uno dei... La Cina ha già detto che lei si prende il 2060 come obiettivo, si è già presa 10 anni in più. Bene, se non ci sono altri interventi, direi di poter ringraziare Paolo Perulli per essere stato qui con noi e un saluto a tutti voi. Arrivederci.